alle 7.39 del mattino, RTL 102.5, Sala Galletti Santarelli. Parliamo di attualità, attualità politica, economica e non solo, e andiamo a Roma. Lo facciamo con Francesco Bechis, che è un giornalista di formiche.net. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, partiamo proprio dalle parole del presidente Conte di ieri sul ruolo di Mario Draghi. Quale sarà? Può avere un futuro Mario Draghi in istituzione italiana e non solo? Beh, io credo che le parole di Conte in parte lo confermino. È stato detto che Conte ha allontanato Draghi dai palazzi romani. Sicuramente ha confermato che non è indifferente al gossip che si fa insistente intorno a Palazzo Chigi per un possibile ruolo di Draghi per traghettare il governo e il paese fuori dalla crisi. Conte ieri ha parlato a due platee diverse, da una parte la festa del Fatto Quotidiano, dall'altra il forum di Cernobbio, e come suo solito ha usato due stili, due codici molto diversi. Ha detto che Draghi voleva candidarlo alla presidenza della Commissione Europea, ma che era troppo stanco per farlo. Insomma, sono parole scelte non a caso. Ha voluto un po' fugare questa nuova fiction, che forse fiction non è, di un Draghi a Palazzo Chigi, e credo abbia forse tradito un po' di fastidio per il retroscenismo da stampa che quest'estate si è diffuso a macchia d'olio rispetto a un ruolo di Draghi per il governo. Dall'altra parte ha parlato di Mattarella, l'ha ricandidato di fatto al Quirinale, anche lì un po' per mettere in fuga le voci che vogliono Conte tessere una tela che possa portarlo a fine legislatura, chissà, o magari quella dopo, anche lui ad essere presidenziabile. Conte non è indifferente al tema Draghi, e Conte teme chi propone Draghi, e qui tra quelle persone ci sono anche, c'è una buona parte della platea di Cernobbio che, come sappiamo, è composta dal mondo industriale e imprenditoriale, con cui Conte ultimamente è finito un po' ai ferri corti, perché c'è una richiesta di avere risposte concrete, di avere tempistiche concrete da parte del mondo industriale. Penso a Confindustria, penso al presidente Carlo Bonomi, che si è fatta pressante sul governo anche con toni molto accesi, quindi giocava un po' in difesa ieri Conte, e lo ha fatto parlando del suo immaginario ovvero avversario. Francesco Bechis, c'è un altro discorso molto significativo sempre di ieri, che è quello del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha detto sostanzialmente una cosa: fate presto, perché occorre varare in tempi brevi, se non subito, dei piani concreti per i fondi europei. Si ha come l'impressione, sentendo queste parole, che questa strada che abbiamo intrapreso della ripresa dopo il lockdown stia un po' perdendo così slancio, stiamo perdendo un po' tempo, stiamo così buttando via delle possibilità perché non siamo abbastanza veloci? Beh, anche qui Mattarella parlava più di una platea ieri. Lui è il capo dello Stato e in questi anni ha sempre un po' ricoperto il ruolo del tessitore anche della politica estera del paese e di primo interlocutore con Bruxelles. Bruxelles ci ha accordato fiducia, ci arrivano 209 miliardi del Next Generation EU, ovviamente però non sono mai stati incondizionati. L'Italia dovrà dare delle risposte sul piano di riforme concreto e in tempi brevi con cui si andranno a spendere questa mole senza precedenti di soldi europei, e qualcuno comincia a spazientirsi, tornano diciamo in prima fila quei frugali che avevano messo i bastoni fra le ruote ai negoziati UE, e Mattarella doveva dire una parola. Sicuramente non è un grande assist al Presidente del Consiglio, perché ieri Mattarella parlando ha confermato che la sua agenda, l'agenda del Paese, non è così lontana da quell'agenda Mario Draghi che è stata esposta al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Fare presto, fare subito, dare risposte concrete, tenere sempre i giovani al centro delle priorità del paese, perché saranno loro a raccogliere i frutti oppure a subire i disastri della gestione di questi fondi europei, e appunto dare risposte concrete a chi ha accordato al paese fiducia. Conte ha provato a distanza a rispondere, ma insomma Mattarella ha confermato che la sua agenda è quella Draghi. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite. Credo che concreto e concretezza siano le parole che nei prossimi mesi debbano essere degli imperativi. Ringraziamo il nostro ospite Francesco Bechis, giornalista di formiche.net. Buona giornata. Grazie a voi, a presto.